Benvenuti in questo video, nuovo video, di Vampisi Massimi Esperti, un video approfondimento. Ce n'è già stato uno, vi ricordate, no? Insieme a Gunnar Merluz, ma oggi qui abbiamo il numero uno, il più grande, il primo massimo esperto. No enciclopedie, no biblioteche, no libri, niente di queste cose. L'uomo che è direttamente baciato dalla luce di Eiichiro Oda. Il grandissimo, il Vate, il profeta di One Piece. Il grandissimo, ancora una volta, per chi non l'avesse capito, Delly Merlov. Mamma mia, che onore per voi ascoltare le mie parole. Io ogni volta così mi emoziono nel pensare che voi mi conoscete e potete ascoltarmi. Cioè, ci pensate solo al fatto che siete in Italia, avete il profeta in Italia, vi ho fatto conoscere il Sangismo, vi ho dato uno degli argomenti più discus di discussione più belli di tutta la community, Sanji versus Zoro, la morte dell'autore. Cioè, quante ve ne ho date? Io ho contribuito a creare la grammatica della community italiana di One Piece in Italia. Questa è la verità. Applausi, applausi per il profeta e per me è un onere, ma soprattutto un onore avere qui Delly Merlov. Cioè, ragazzi, io sono emozionato a parlare, proverò a resistere, la delinizzazione sarà inevitabile, però mi sono dimenticato di dire una cosa e Delly mi scuserà. Ma quanto siamo belli, il profeta con il suo adepto, i numeri uno, vuoi dire qualcosa Delly? La bellezza, la grazia, la delicatezza. Ma guarda che bel ragazzo, oggettivo. Bei ragazzi oggettivi. Proprio non ci sta niente da dire. Ma io mi pe penso a tutte le bimbe. Saluto tra l'altro le bimbe di Delly Mello. C'è un profilo Instagram che si chiama Bimbe di Delly Mello che ogni giorno mette una mia foto. Come non ringraziare le mie fans? E quindi che questa chiacchierata informale con il profeta, che ringraziate per il fatto che è qui, perché oggi vi darà delle piccole chicche e vi renderà un po' meno sfogliatori, perché lo so che ci saranno molti sfogliatori all'ascolto e verranno inevitabilmente dellizzati dal profeta del... Infatti dice la sfera, vedete? Quella è per la sfericità delle cose che verranno dette nei commenti. Faccio un piccolo momento per ricordarvi, ricordatevi di tutti i nostri link in descrizione, le pagine Facebook, Telegram, Instagram, ma soprattutto di Delly Mello, che dovete seguire su YouTube per quanto riguarda tutti gli argomenti che voi conoscete, e Redazione Sottocultura invece per quando volete, no? Lui è lì per dare dei corsi di formazione contro gli sfogliatori del manga. Gli sfogliatori vanno lì e lui, boom, li delizia. Inizierei con una domanda molto semplice. Profeta, da dove nasce la tua passione per One Piece? E poi, perché tu sei stato il precursore, proprio 11 anni fa, Jim Betty morire, cioè incredibile. E come è nato il tuo amore per Sanji? Perché secondo me è stato un amore a prima vista. Prego. Allora, grazie a Maurizio Massimi Esperti che mi dai l'occasione di raccontare una cosa che forse è un segreto, oppure non è un segreto, è una cosa che voi forse non riuscite neanche a concepire. E magari me ne vergogno un po' perché magari voi credete che io sia sempre stato il profeta, ma io sono stato uno sfogliatore di anime. Io ho iniziato a guardare One Piece in televisione e stavo guardando in televisione gli episodi di Lovun, quelli della balena, no? Con Brook, tutta quella storia lì. Che successe? Che successe? Quando Successe che era una dove è Cronos, insomma. Crocus. Successe che praticamente chiesi a un amico, perché lo vedevo con il manga di One Piece, per me era uno sfigato fino a quel momento, il mio amico con i manga, chiesi: ma scusa, ma tu stai a leggere quello che sta in TV? E lui mi disse: sì. Era tipo il volume, non me lo ricordo, 22, 23, il volume cartaceo. Allora dissi: scusa, prestamene qualcuno, fammelo leggere perché devo capire se sei uno sfigato o se sei un genio. Mi prestò il manga, i suoi manga, mi prestò dei numeri, li lessi e dissi: porca miseria, figa. No, 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 scusa, non era il 22, era tipo il numero 12, qualcosa del genere. Andai, lessi, passò un po' di tempo, mi ricordo che il 18 dicembre 2001
comprai il numero 18 di One Piece conoscendo il fumettaro della mia città, il grandissimo Egidio, uno dei top comic shop del mondo, cioè non potete immaginare che personaggio incredibile. Entro e mi dice: cosa vuoi? Faccio, vorrei prendere One Piece. Ah, quello schifo giallo! No, vabbè, mi fece morire perché dice: ma come? Sto venendo a comprare un fumetto e tu mi dici. Mi innamorai, innamorato totalmente di Egidio, e comprai questo numero 18. Mi piacque talmente tanto. Era quando c'era Ace dalla Basta, che ritornai dopo Natale con i soldini dei regali e ordinai i primi 8 numeri di One Piece, l'edizione quella blu. Per farvi capire la differenza, però, che c'è tra me, profeta vero fan dell'opera, che do i soldi ai commercianti, alle case editrici che lo pubblicano in Italia, che fanno un lavoro editoriale. Per carità, quello della prima edizione non è eccezionale, ma poi hanno messo Yupa a tradurre, eccetera, eccetera. Se uno non ha letto il manga e se uno che legge i capitoli online non compra il fumetto, per me è soltanto uno che non ha diritto di parlare di One Piece perché non ama l'opera. Perché se tu ami l'opera, ami chi l'ha fatta arrivare qui in Italia, chi l'ha commercializzata, chi la rende importante, chi dà importanza all'autore, alla casa editrice che lo fa. Per me la vergogna più grande del fan medio di One Piece in Italia è che non hanno mai letto il manga. Questo. Da qui direi proprio il fatto che tu dici sempre, no? Gli sfogliatori dell'Ane, fatto, ma voi l'avete mai comprato il manga? Siete rimasti lì? Allora nasce la questione delle donazioni, no? Fate una super chat che così tizio si compra il manga, si compra questi tizi, insomma, molto spesso vengono definiti anche dei fanboy, no? Perché a lui gli piace Zoro, allora denigrano Sanji. Altri gli piace un altro personaggio per denigrare un altro, non sanno solo contestualizzare perché quel personaggio ha i pro e i suoi contro. Mo' ti chiedo prima la questione di Sanji, poi ti voglio chiedere anche a te se c'è qualche contro, la morte dell'autore, eccetera. Come ti sei innamorato di Sanji? Dopo quanto tempo? Se è stato subito? E perché il tuo personaggio preferito? Diciamoli, tutte queste motivazioni a questi fan che non potranno fare altro che assaporare la tua conoscenza gratuitamente, oltretutto, fannulloni che non vanno a leggere il manga e potranno godere del profeta massimo. Allora, adesso vi racconto. Comprai il manga e comprai praticamente i primi quattro, poi altri 8 volumi. Li comprai così tutti, raggiunsi il numero 18 in un mesetto, me li comprai. E vi devo dire la verità, a me il manga piaceva moltissimo all'inizio per il protagonista. Quando trova Zoro, io non impazzisco per il personaggio di Zoro dal primo momento che lo vedo, mi sembra un po' uno stereotipo dello spadaccino, poi in realtà diventerà forse un pochino più sfumato, un pochino sembra lo spadaccino il ruolo del Severo, no? Invece poi c'aveva anche la sua componente comica e comunque anche una certa empatia nei confronti delle persone, soprattutto qui a Wano mi è piaciuto molto quando si è arrabbiato per la morte dell'ex Damio. Però non mi piacquero né Nami né Zoro. Mi piacque tantissimo, ma da morire, Usopp e la saga di Usopp, la prima grande battaglia contro un pirata serio, Kuro. Bellissima quella saga lì. E quello mi piacque moltissimo il fatto che c'erano i duelli tra i vari membri, che si trovavano in una situazione in cui ogni membro doveva fare la sua parte. Mi piacque moltissimo. E poi arriviamo al Baratì, cioè personaggio, quello di Sanji, che già dai primi colpi, no, che lui non gli importa niente, accatasta il membro della Marina perché sta sprecando il cibo. A parte l'alto contenuto valoriale, una cosa a cui io tengo tantissimo, tempo fa sul mio canale YouTube feci anche una denuncia contro lo spreco di cibo, penso che sia una tematica importantissima, Assolutamente. qualche nabbo invitato da Ronin dice: oh, qui non c'è lo spreco di cibo. Sto parlando di quello di Killua, Killua, un cialtrone ciarlatano pazzesco che non riconosce l'importanza della saga del Baratì. Compare solo uno della flotta dei sette per la prima volta. Veniamo a sapere da Zeff che era conosciuto nel mondo. E questo personaggio, Sanji,
mi è interessato dal principio soprattutto per il flashback. È un flashback molto forte, molto potente, perché innanzitutto si vede come lui da bambino sprecasse il cibo, no? E non riusciva a capire perché le persone mangiassero dagli avanzi. Per poi, quando, dopo aver patito la fame, capisce e ha un valore, cioè lui ha una moralità grossa, cioè il personaggio porta con sé un valore enorme, dichiarato, esplicito. Cioè, se io guardo Nami, ok, posso pensare che per lei, ad esempio, il valore che porta è che la famiglia non è solo quella di sangue, che posso dire questo. Se guardo Zoro, non mi viene in mente qualche valore, se non che lui riconosce la forza delle donne in qualche modo, ma non è la parissia. In Usopp, anche lì voglio diventare coraggioso guerriero del mare, però di che valore ti porti? Però si può capire che, per esempio, lui ha un debole, ha una debolezza, diciamo, un'affinità, un'empatia nei confronti delle donne malate, come la resta sua madre. Però nessuno di questi personaggi porta un valore forte. Nemmeno, io dico nemmeno Chopper, nemmeno Brooke, se non un po' il tema del ricordo. Nico Robin forse già molto di più, il tema della solitudine è molto importante. Frankie di meno. Io penso che Rufy, Sanji e Robin siano i personaggi che portano dei valori. Rufy non lo esplicita, cioè nel senso non è che lo dice, io sono antirazzista, ma in tutto quello che fa, come è caratterizzato il personaggio di Rufy, che non esprime pensiero, che offre entrare in ciurma a chiunque, non gli importa niente se sei un teschio, un animale che parla, eccetera, eccetera. Diciamo, Luffy non lo esplicita, Sanji l'ha proprio esplicitato in maniera forte, l'unico personaggio che esplicita così la sua morale, cioè quella no, non solo di non sprecare il cibo, né ora né mai, non solo quello di dar da mangiare agli affamati, poi ti uccido, ma tu non puoi morire di fame. Bellissimo, secondo me, Anche come con una Nagaruna, grossa anche con enigma. Anche con Big Mom, con chiunque, tu devi mangiare. Quando si. Io ho letto un bellissimo manga, ve lo consiglio, si chiama Bambino, che parla della storia di un ragazzo che vuole diventare cuoco, lavora in un ristorante e lo fanno partire da cameriere. Lui assiste a una scena dove il proprietario, sì, il proprietario di un ristorante russo-italiano, quello dove lui lavora, a un certo punto accoglie un barbone dentro questo ristorante e si mettono a mangiare insieme. E quando lui, penso, chiede al proprietario: ma perché hai mangiato insieme in questo ristorante lusso con Barbara, lui dice: perché davanti al dio della tavola siamo tutti uguali, davanti all'esigenza, davanti al cibo siamo tutti uguali. In più, mettiamoci il fatto che è portatore anche di un concetto molto cavalleresco. Oggi qualcuno potrebbe definire sessista il fatto che lui non tocchi le donne, ma è un cavaliere, molto più di Jinbe se ci pensiamo. È un vero e proprio cavaliere. Che in più è caratterizzato non solo attraverso questa dichiarazione morale di intenti e di valori, ma è caratterizzato anche a livello grafico, del pattern delle mosse, in un modo spettacolare, perché pensiamo solo al suo sopracciglio unico a rotellina, firma di Oda, ovviamente, del personaggio, che poi scopriamo che aveva tutte e due le sopracciglia nello stesso senso, perché dava molto costruito, molta attenzione al personaggio, senza contare lo stile di lotta, il fatto che lui non usi le mani perché o quelle deve cucinare. Cioè questo personaggio caratterizzato come un cuoco cavaliere, che combatte con l'arte marziale del Sabaté, che è un'arte marziale francese per combattere con le gambe, che lo vediamo subito fare, dare un calcio al sottomarino, essere comunque grato a chi gli ha salvato la vita, quando se ne va, tant'è vero che penso, avevo visto un sondaggio tempo fa, è una delle terze scene più commoventi del manga, secondo i lettori di One Piece in Giappone. E quindi la costruzione di tutto questo, i valori esplicitati, il suo character design, il suo pattern di mosse, il suo far non solo esplicitare, dire a parole quello che lui, sono i suoi valori, ma poi fargli fare queste azioni nel manga, ribadirle di continuo. Che abbiamo visto che poi è un tema ricorrente nel manga, quello dello spreco del cibo, non è che è rimasto fermo in quella saga. Abbiamo Si è visto evoluto adesso Wano a Wano. In più, nel corso del tempo, è bello vedere come Sanji sia colui che ha uno dei poteri più forti di tutti i mari, cioè quello di farsi gli alleati. Senza le alleanze di Sanji,
Oggi la ciurma di cappello di paglia non sarebbe dov'è. Partiamo da Mr. Chuvon Clay che lo aiuterà poi Rufy sia a scappare dalla Basta sia ad attraversare la porta per arrivare a Marineford sia ad uscire a salvarlo sotto Impel Down. Pensiamo ai Tabuyo Riders che aiutano in questo senso. Pensiamo a come lui pacifichi attraverso il cibo, no? Faccia superare le linee di divisione. È un personaggio che come possiamo dire, nella semplicità di un'opera shonen, che ovviamente non può mai approfondire un tema più di tanto e quindi insistere su Oh, gli ma da elementi lì, drammatici. da lì nasce anche l'amore per un altro manga che è Food Wars, Shokugeki no Soma, no? Che poi hanno fatto un one shot in onore di Sanji, dimostrando il fatto che Sanji fosse un cuoco eccezionale. E infatti comunque questa cosa dell'arte culinaria, quindi dell'importanza della cucina, è insita comunque in una ragione d'essere del Giappone. Addirittura esistono diciamo, degli stage, delle università incredibili. Naturalmente poi sappiamo bene che i cuochi in tutto il mondo sono bravi, anche qui in Italia ci mancherebbe altro, abbiamo chef stellati. Però il volerci fare un fumetto sull'importanza che racchiude il cibo, come hai detto tu prima, è una cosa secondo me molto sensata. Prego. Assolutamente, e dico anche che è stata una grande intuizione di Oda di capire nel 98 che i cuochi sarebbero diventati delle superstar e quindi che avevano questo, cioè abbiamo visto il Skitchen dove sono tutti un po' cattivi, utilizzano questo linguaggio da cucina, che sono dei guerrieri, sono persone carismatiche e lui l'ha intuito, ha messo questo personaggio che è originalissimo all'interno del panorama shonen manga, quindi per questo lo adoro. Assolutamente. Però vedi, ti volevo fare una domanda un pochettino più specifica, anche se penso che tu risponderai facilmente, che sei il massimo più grande, no? Secondo te ci sono dei pro e dei contro di One Piece? Cioè, a parte i pro, sicuramente ne puoi dire quanti ne vuoi, ma c'è almeno un contro, c'è un qualcosa che tu dici, però sta cosa qui forse non l'avrei fatta. Lo so che il pro, il grandissimo Oda, anche tu che sei il profeta, ti ha mandato la lettera, no? Nella scorsa live, quando sono stato ospite da te, ti ha mandato una lettera direttamente per farti fermare la grande ignoranza degli sfogliatori. Per chi si vede questo video, ve lo ripeto, questo è un video intervista omaggio al profeta del livello. Quindi stiamo andando a toccare le sfumature del manga attraverso gli occhi del profeta. Quindi dopo non venite qui a scrivere, ma perché non hai difeso a Zoro? Ma perché non hai difeso... No. Shh. Silence, be quiet. Qui c'è il profeta, io chiedo, lui risponde. Io devo, sono qui solamente per chiedere. Prego, profeta. No, perché già immagino lo sfogliatore di anime medio che non compra il manga, no? Delli, ma Zoro vuole diventare il più forte spadaccino del mondo. Grande valore, ragazzi. Top, che grande caratterizzazione. Un punto debole di One Piece. Io penso che il punto debole di One Piece sia il punto debole del genere nel quale è ambientata la nostra storia. Il più grande punto debole è che, essendo una storia di avventura molto corale, non possa permettersi di esplorare a fondo i personaggi e di farli crescere davvero. Nel senso, noi abbiamo visto una storia, adesso praticamente è una storia che dura da 2 anni e qualcosa, cioè nella storia del manga sono passati 2 anni e qualcosa, 2 anni e 6 mesi, facciamo 3 anni, no? Ma per... Arrotondiamo, Eh? arrotondiamo, arrotondiamo. Arrotondiamo, facciamo 3 anni. Io penso che il limite dell'opera all'interno del canone shonen sia proprio quello di non poter far crescere davvero tanto i personaggi se non attraverso dei tocchi, delle sfumature che sono molto sfumate. Certo, aiuta molto ad esempio il character design, cioè il vedere il cambio di vestiti, di capelli, di corporatura dei personaggi aiuta a capire che è passato del tempo. Quello che ci fa capire di meno è proprio vedere cosa la maturazione psicologica, ad esempio, di Zoro abbiamo visto che è diventato, dopo i 2 anni, di salto temporale, un po' più, come possiamo dire, legato alla religiosità, alla religione. Vi ricordate che su Skypiea lui era ateo, adesso fa dei riferimenti un pochino più religiosi perché forse, non lo so, attraverso Mihawk è diventato un pochino più riflessivo in quel senso. Sanji abbiamo visto semplicemente solo che ha passato un trauma e che lo rivive di tanto in tanto.
Usopp sembrava cresciuto, non sembra poi così tanto cresciuto. Ecco, i personaggi secondo me crescono poco. Certo, magari in 2 anni neanche noi cresciamo tanto, da 17 ai 19 anni non abbiamo fatto grandi crescite. Però in un'opera dove l'approfondimento psicologico non c'è, ma viene percepito dal lettore da come si comportano i personaggi quando si trovano in azione, forse l'unico limite, ripeto, del genere è che non possiamo assistere a una vera crescita, guardarla da dentro. Dobbiamo percepirla da fuori, tra come si Di relazionano come inizio. i personaggi tra di loro o nelle situazioni. Purtroppo, però, è un pseudolimite. Magari se si concentrasse su questo, la storia perderebbe magari nella sua parte più comica, più rilassata, più superficiale, più di divertissement, diciamo così. Profeta, la morte dell'autore. Lo so che è un tema a te molto caro, ci hai fatto diversi video, alcuni hanno provato a risponderti in modo vano, quasi inutilmente. E da dove nasce questa tua idea introspettiva, no? Dell'opera che va, e oramai oda è lì solamente, diciamo, la presenza, no? Vabbè, ogni tanto compare, no? Tipo quando ti manda la lettera a te, che è più canonica dei databook, questo è sicuro. Da dove nasce? Dove nasce? Diciamo a questi ragazzi che ci seguono oggi qui per imparare. Purtroppo i nostri sfogliatori di anime, guardando l'anime, non compiono una cosa che sarebbe molto importante per capire quello di cui si usufruisce. Io penso che i giovani fan, chiamiamoli così per metterli in un calderone, di One Piece siano molto superficiali. Io leggo delle cose incredibili nei gruppi. Io ho letto 100 manga, io 200, io 500, io ne leggo 600. Tu ne puoi leggere anche 1 miliardo, ma se li leggi tutti a cazzo de cane, tu non hai nessuna capacità in più di chi ha letto 5 manga, ma che li ha approfonditi, ha voluto capirne di più, ha voluto capirne. Ora, quello che dico è, Ti interrompo un attimo. leggendo Diceva mio zio, puoi leggere tutti i libri che vuoi, non manga, libri, ma se poi non capisci ciò che hai letto, è stato tutto inutile. È meglio leggerne 3 e capirne il significato che leggerne 30 e non capirne nemmeno. Prego. Esattamente, altrimenti la lettura perde significato, non è una gara a chi legge di più, non è neanche una gara a chi capisce di più. La lettura, il guardare qualcosa, è un'attività che serve a far crescere te. Quindi se tu ti leggi One Piece per divertimento, così, cioè, va bene, poi però non mi venire a rompere le palle a me perché tu non hai capito quello che succede, non hai capito il valore dei personaggi, non hai capito il valore delle situazioni, non hai capito l'opera. Leggilo per divertirti, ti piace Zoro? Benissimo, vatti a sfogliare tutte le pagine, guardi le puntate dove c'è Zoro e sta a posto così. Però se poi vuoi discutere di One Piece, devi farlo con un minimo di cognizione di causa. Quindi come si arriva alla morte dell'autore? La morte dell'autore arriva dal fatto che secondo me molti ragazzi che guardano l'anime hanno scoperto dal web, perché loro non leggono il manga, che esistono i databook e che esistono le SBS. Ma soprattutto c'è questa tendenza a voler vedere l'autore nell'opera, quindi se nel databook che non scrive nemmeno l'autore, figuriamoci se l'autore principale dell'opera c'è il tempo a fare un manualino dove si riepilogano tutti quanti i personaggi, dà una supervisione. Tant'è vero che ci sono errori clamorosi nei databook, oltre informazioni palesemente false, Sabo è morto, oppure quella su Shanks che poteva sembrare l'espressione che fosse imperatore. Quello che io sostenevo, perché cercavo di farlo capire a tutti, ma perché deriva da appunto la mia comprensione delle cose, perché le leggo con spirito critico, è attenzione, noi non dobbiamo leggere il databook e l'SBS, che sono elementi esterni al manga. È come quando si gioca un gioco di ruolo e si fa metagame. Tu non puoi dire ho visto quello che faceva così o ha lanciato il dado 6 e ha fatto la magia, perché stai uscendo fuori dal racconto, dal gioco. Ora, la maggior parte degli autori di manga, se voi andate a leggere molte interviste, che cosa dicono? Dicono, noi abbiamo in mente i personaggi e una volta che abbiamo profilato il personaggio si muove da solo. Cioè, se una volta che io ho detto che Sanji non picchia le donne, che non combatte con le mani, eccetera, questo diventa il patto tra me, che sono il narratore, e te che leggi, e quindi il personaggio deve fare delle cose se si trova in una situazione, mentre io elaboro la storia, in cui si muoverà secondo i suoi valori, i suoi principi. Per
farlo muovere contro i suoi valori, i suoi principi, la cosa deve essere giustificata molto bene affinché non si rompa il patto di narrazione, quindi tra il narratore e me, e io possa rimanere all'interno del mondo di One Piece senza uscire. Cioè io voglio, mentre leggo, rimanere dentro la storia, non uscire, pensare che sono anch'io lì con i personaggi, anche perché è un tipo di storia che non fa metanarrazione, sfonda la quarta parete o chiede un tuo coinvolgimento che guarda te come lettore, tu sei lì che partecipi della storia. Ora, se fosse solo dell'imello, va a dire questo, vabbè, il problema è che io sono il profeta di Oda. Due SBS, ma una me l'hanno passato proprio 5 minuti prima di entrare, di un SBS di Oda dove un ragazzo gli chiede: Maestro Oda, ma la sua policy riguardo le sue annotazioni nei balloon, come mai lei non le fa e altri autori sì? Lui ha detto: per carità, ognuno può fare quello che vuole, ma io ci tengo a che quello che io non esisto nella storia, esiste solo la storia di One Piece. Quindi giustificare il fatto Oda non aveva pensato Lucky quando vanno sull'isola nel cielo, quando c'è Oda che? Oda è morto. La storia ti racconta una cosa. Tu, lettore, devi fare quel piccolo sforzo di cercare di capire la coerenza all'interno dell'opera. Se poi si verifica era un'incoerenza, io da lettore dirò: oh, che peccato, Oda che ha mantenuto coerentissima una storia, un macroverso, un world building incredibile, ha sbagliato su questo, lo posso dire. E magari pure Oda stesso si accorgerà magari dopo l'errore. Poi ci sono magari degli autori che, per esempio, qualcuno dice: ma se nel manga, nell'SBS, dicesse che Zoro è il vice capitano, Zoro sarebbe il vice capitano? No. Vorrebbe dire che per Oda Zoro è il vice capitano, ma lo deve dimostrare nel manga. E se nel manga tutto il racconto va contro quello che ha detto Oda, perché adesso siamo qui? E se dicesse che Rufy può fare l'onda energetica attraverso l'Haki? Come Dragon Ball, però non ce la mostrerà mai perché non vuole. Non ha senso. Cioè l'autore si deve prendere la responsabilità di disegnare quello che vuole dire. Anche perché una volta, perché muore l'autore? Perché una volta che è finita la mano dell'autore e tutto si è trasportato all'interno della storia, l'autore è morto e la storia è mia, che la interpreto io, la interpretiamo noi lettori. Al di là della, magari faccio un esempio, taglio su tela di Fontana o facciamo la merda d'artista di Manzoni. Manzoni voleva dire che bla bla bla. Sì, però Manzoni non ce lo deve dire. Noi lo prendiamo e iniziamo a dissertare su cosa vuol dire, però ognuno può dire una cosa diversa. Tutto qui, quindi purtroppo chi non sa leggere, non ha capacità critica, deve avvalersi dell'anfetamina, delle droghe che sono l'SBS per tirarsi su, e Databook e SBS sono sostanze dopanti di chi purtroppo non ce la Sì, fa a correre. ci sta assolutamente, anche perché comunque si dà per buono come Dopati, concetto dopati, dopati. che potrebbero funzionare, però come hai detto tu, poi ci sono stati casi lampanti in cui poi dopo venivano smentiti clamorosamente come Sabo, come Shanks, che tu dicevi da una vita che non fosse subito imperatore, ma è stato solo 6 anni fa durante la narrazione, e tante altre cose che poi si sono trovate come incongruenza, come dici tu. Per far sì che uno sia il vice capitano, all'interno del manga noi dovremmo leggere in un capitolo in cui Luffy dice: ufficialmente il mio vice capitano è Tizio, è Caio, allora è il vice capitano. Ma se viene detto nell'SBS, come dicevi tu, ok, stanno lì, l'ha detto Oda, però nel manga non Quale viene manga mai la detto. viene medica? Mi permetto, permetto di aggiungere una piccola cosa. Qualcuno, qualche sfogliatore di anime, appunto, potrebbe dire: Urog dice che Zoro è il vice capitano. Bartolomeo dice che Zoro è il vice capitano. Vedete, non riuscite neanche a capire che, appunto, non è che Oda sta parlando attraverso quei personaggi. Quei personaggi, per esempio Urog, hanno un background. Non è che quando Oda scrive Urog, Urog si inventa in quel momento. Dice Urog, personaggio che sa queste informazioni, ragiona in questo modo, in modo che lui può sapere poi, come si dice, i personaggi si muovono da soli. Urog è uno informato su quello che accade nel mondo, vede le taglie della ciurma di Rufy, l'unica nozione che ha sa che il capitano ha quella taglia e quell'altro ha quella grossa taglia, e immagina, giustamente, che sia il vice capitano. Ma se oggi, ad esempio,
Urog scoprisse adesso la ciurma di Rufy e vedesse che c'è Sanji con la taglia più alta di Zoro, magari penserebbe che Sanji è il vice capitano, sbagliando, perché comunque, seppur Sanji è ovviamente il vice capitano, non è stato nominato. Oppure Bartolomeo. Bartolomeo è un fanboy, è Esatto. uno che ha seguito tutto quanto e dice: "Ah, Zoro", così, e lui, il fanboy, no, è quello che pensa che Zoro sia il vice capitano, ovviamente. Belli, allora abbiamo fatto già una mezza chiacchierata, ti faccio qualche domanda conclusiva e poi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito. Spero vi sia piaciuta. Molte volte quando facciamo le live, quando il profeta o è sul suo canale a fare altri temi, o è ospite altro, o ha impegni lavorativi, me lo chiede sempre di farlo venire, lo sapete. Ogni volta che riusciamo, che lui non è impegnato e riusciamo, il profeta è sempre lì per delizzare tutto e tutti. Ti chiedo questo, secondo te come si stanno incanalando le situazioni di Wano Kuni, no? Escludendo gli ultimi capitoli di 1981 che uscirà e che quindi potrebbe fare un po' di spoiler. Rimaniamo a 980, per chi ci sta seguendo parliamo fino al capitolo 980. Secondo te cadranno entrambi gli imperatori o ne cadrà uno solo in questa saga di Wano? E come ti aspetti, diciamo, questa conclusione? Allora, leggendo l'ultimo capitolo, faccio uno spoiler, tanto uscirà dopo, penso, ho notato una cosa, che innanzitutto non è detto che Marco Izzo e Neko Namushi siano arrivati da soli, potrebbero esserci anche altri personaggi legati a Marco. La Fenimpa è fregnissima, mi piace da morire, è un personaggio pazzesco. Quando poi l'ho visto che è lì con gli occhialini che medicava le persone, fantastico. Io oggi ho riflettuto su una cosa. Vuoi sapere più che dei combattimenti, di come andrà a finire, eccetera? A parte che ricordati che noi avevamo detto che gli Omis potevano essere della stessa razza dei due personaggi che stavano In Amber, sì. su sì, in Ambers, come si chiamavano i sottoposti del gassoso? Cesar Clown. Clown. I sottoposti di Caesar Crown, noi abbiamo detto quello e secondo me, secondo me abbiamo preso pure quello, però vediamo. Mi è venuta per mente una cosa, lo sai che ho pensato? Chissà, chissà, se alla fine della saga Sanji attraverso la cucina o Chopper, ma io appunto su Sanji, o Chopper attraverso la medicina guariscano le risate forzate degli smile. Quella è Sarebbe una cosa che mi incredibile, piacerebbe molto. assolutamente anche a me, sarei d'accordo con te, sarebbe molto bello, assolutamente, profeta. Allora, penso che sia stato Anche perché abbastanza... aggiungo, scusami, aggiungo che questa saga è fortemente incentrata sul tema del cibo, la mancanza di cibo, lo spreco di cibo. Oden, cuoco di Gold Roger, altra cosa anticipata da me, una cosa incredibile, profeta sotto tale tombale. È che secondo me potrebbe essere molto interessante anche perché ricordiamoci che Kinemon è stato ha capacità di farsi alleati e ha un debito di gratitudine con Sanji, cioè Sanji è molto centrale in questa saga a livello di quello che ha fatto girare le cose, ok? Perché da Qualche Punk cosa. Hazard, Dressrosa, anche lì il suo Esatto, molto bello. protagonista, poi Zo. Zo, poi Qualche cosa. Big Mac, Walking Island, eppure qui sarebbe la degna conclusione di un percorso fare un piatto che riporti un vero sorriso o che commuova gli abitanti guarendoli. Sarebbe magnifico. Incredibile. Sì, allora. Sarebbe incredibile questa chiacchierata incredibile con il grandissimo, con il profeta, con il Vate di Dellimello, il grandissimo, insieme a me, il suo adepto e massimo esperto di One Piece in Italia, live fra i più belli della... ma gli altri, ma di cosa stiamo parlando? Non lo so, a volte c'è gente che vorrebbe mettersi in mezzo a noi, però stanno tutti dietro. Allora, io vi ricordo di passare tutti i nostri link in descrizione, quelli dei massimi esperti e quelli di Relazione Sottoculture di Dellimello. Sempre cose molto interessanti. Delli sta facendo molte live in questo periodo che prima era un po' meno attivo, adesso si sta attivando e quindi Profeta darà bastonate a tutti gli sfogliatori. Io vi Io vi ringrazio. ringrazio.
Aggiungo una cosa, le live di One Piece le annuncio soltanto su Instagram e sul Grande Guerriero Sanji, quindi anche quando sono da One Piece Massimi Esperti lo dico su quei profili, quindi attivate le notifiche delle storie o dei Perfetto. E vi dico quindi che qui non ci sono teorie, ma qui c'è solo la verità, perché con il profeta Massimo ci può essere solo la verità. Vi ringrazio per la visione di questo video. Ricordatevi anche delle nostre collaborazioni, bellezza incredibile con Mugiwara Italia Anime Troopers. Ma i massimi esperti del livello Monkey D e il profeta Massimo hanno espresso la verità su One Piece, una chiacchierata fantastica. Con il profeta non poteva essere altrimenti. Oda è venuto qui a guardate che luce, guardate che luce. Ha illuminato per cosa? Del livello per mettere un tappo sulla grande ignoranza degli sfogliatori. E del livello faccio chiudere a lui questo video con una frase incredibile, perché c'è stata la dellizzazione. Prego, profeta. Prego. I brividi. Ciao a tutti. Vedo bene. Brividi.